Signori, questo è il terzo episodio che registro oggi e come sempre mi sono dimenticato di fare le cazzo di sincronizzazioni, quindi me la farò adesso. Destra, destra, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, sinistra. Ok, fatto. Che altro dirvi? Io non vi dico niente, sapete come sta andando, vi faccio vedere la squadra e probabilmente adesso dovrei, in teoria, giocarmi una partita novellino per far recuperare, no? La stamina dei giocatori, la resistenza dei giocatori, diteli quello che volete, ma noi ce ne sbattiamo altamente il cazzo e ce li facciamo giocare lo stesso. Cosa facciamo? Inoltre io vi dirò che sto cercando un centrocampista centrale, palla oro, che mi giochi al posto di... guarda, c'ho questo, mediano, Bruno, va bene, gioca Bruno. Volevo portarmi lo zio Griezmann, comunque signori dai, mi sistemo la squadra, vedo se riesco a trovarmi qualcun altro che mi gioca da quella parte, che comunque non mi faccia fare troppe brutte figure e poi noi ci ritroviamo in partita. Signori, mi sono fatto la combo per prendermi Tosic, centrocampista laterale sinistro, lo voglio aggiungere alla squadra, voglio andare a vedere se ho qualche allenamento speciale, me lo alleno e me lo provo subito in partita, perché è impossibile che io non abbia un centrocampista laterale sinistro da mettere sulla sinistra. Se qualcuno lo conosce questo Tosic, mi faccia sapere com'è, perché devo provarlo, perché gli altri centrocampisti laterali sinistri che ho hanno tutti la freccetta di merda, hanno tutti la lettera del cazzo. Signori, adesso possiamo andare con la sigla. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabo, il canale per chi è nabo. Signori, ho appena fatto ciao a tutti e ha trovato Ita J Monster X qualcosa, no, una sola A, eccetera eccetera. Queste le ha perse quasi tutte, anche noi, ma comunque noi ci proviamo lo stesso. Ha una sola A di valutazione, una sola A di cortesia, e di valutazione era sui 370 punti, se non ho visto male. Adesso andiamo a vedercelo per essere sicuri, e poi mi devi dire come fai ad avere Neymar. Vabbè, dai. Divisione 11, 373 punti, ha fatto 20 partite e ne ha perse 14, Voglio proprio vedere se riesco a perdere anche contro questo. Sicuramente sì, però no. Salve Fabio, salve. Salve. Vai. Di Maria non è andato avanti. L'ha parata tantissimo. Va bene. Io l'ho detto, perché questo sulla carta doveva essere uno facile. Sulla carta, no? Sulla carta. Come fai, Fabinho? Come fai ad avere la mamma così puttana? Come? Indovinate chi ha segnato? Il capitano! Il capitano! Segnato il capitano! Basta! Il capitano! Che gol di merda! Questo comunque la passa vicino quando batte, quindi basta stare un po' attentini, no? E sbaglia male. Bel passaggio. Diglielo Fabio, diglielo, digli anche che c'ha la mamma troia, diglielo. E cazzo. Il capitano ha segnato, il capitano. Da dove cazzo vuole attirare questo? Sarebbe stato bello, Sarebbe stato bello. Guarda Morata. Attenzione Morata. Moratino, ci pensa lui. Pallonetto! Innamorata! Sempre di più! Basta, calmi. Due gol, due di pallonetto, In fondo all'ari, basta. Mi prende male, sì, mi prende malissimo. Gol della merda! Guarda, ha sbagliato il gol della merda! Sané ha sbagliato il gol della merda! Bravo! Bravo! Puttana Eva, oh! Beh.
Guarda, non ci credevo, se segnavo così non ci credevo. Poi i miei, sembra che lo sanno, no? Tipo come quando fanno le partite, che ne so, Juve-Crotone, no? Che sembra che i giocatori sanno che la squadra è un po' più debole e quindi cercano di, no? Sanno che la squadra è un po' più debole, che sulla carta sono loro i favoriti, eccetera, eccetera. E la squadra gioca un po' così, un po' con sufficienza. Anche qui succede la stessa cosa. Cioè, anche qui io adesso, 9 tiri, 4 in porta, 2 gol, ok, tutto quello che volete. Però sembra che, capito, Sanetti sbaglia un gol sotto porta, non riesce a recuperare la palla. No, è tutto così, è tutto strano. Guarda, si scontrano anche, capito com'è, cosa dicevo? Non lo so, Non lo so, vorrei rivederla, Fabio! Era dentro, la palla era dentro. Sì, bravo, che cazzo ti applaudi. Voglio la tecnologia, gol non gol voglio, anche su PES, non me ne frega un cazzo. Provala! Doveva abbassarsi, ma fa niente. Vedi che doveva essere una mezza knuckleball questa? Mamma mia, doveva essere gol tutta la vita. Comunque me lo ero fumato anche qui, Me lo ero fumato tantissimo. Questa ha rimbalzato ma non era potente. Basta con le scivolate. Mannaggia il cazzo! Comunque vi sta facendo un po' di scivolate per quello che sto iniziando a fare i giochetti. Tripletta di Moratino. Non sto neanche esultando, poverino, si vede che questo è nuovo di PES, non sa giocare, quindi... Vedi, guarda, deve aver appoggiato il joystick. Cazzo vai, li vai contro, ma no. Cioè, come quando riconosciamo che l'avversario è più forte di noi, è giusto anche comunque riconoscere, ma non per vantarsi, ma è giusto riconoscere quando l'avversario è più scarso di te. E quindi aspetti, lui ha smesso di giocare, guarda, ha anche staccato, dai, era il 90esimo, potevi aspettare, almeno non ti perdevi una A. Magari questo ne ha perse 12 oggi e quindi si è rotto il cazzo e ha spento. Ci potrebbe anche stare, Siamo a 10 punti, signori, 2 vittorie, io sto zitto comunque, perché no? Zitto, Chris, zitto. Signori, io credo che anche per oggi questo appuntamento possa finire qua. L'ho detto, finché vinco ve li continuo a mettere episodio per episodio. Perché sì, editare un episodio e farlo con un'oretta e mezzo, 2 ore, riesco a farlo, a reindirizzarlo e tutto, quindi va bene. E finché vinciamo ve le faccio vedere. Quando perdiamo poi è tosta, perché cioè, guardate come siamo messi. Mancano 3 partite, dovremmo vincerle tutte e 3 per salvarci, no? 3 partite dobbiamo vincerle 2 e pareggiarne 1. Se una la perdiamo siamo fuori. Signori, io anche per oggi direi che potrebbe essere tutto. Mi dispiace aver incontri avversari che anche se tiri non entrano, o incontri avversari che ogni tiro è un gol, come quello dell'episodio scorso, oppure come in questo, incontri avversari che, poverino, questo non sapeva giocare, non è colpa sua se non sa giocare. Non, magari sta iniziando e ti trovi uno come Chris Zabo che ha fatto 6.000 partite e... Non... Ma va bene. Ragazzi, io anche per questo episodio vi saluto e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, per aver speso del vostro tempo per passare a trovare lo zio Chris. Ci sentiamo naturalmente nei commenti, quindi commentate, spolliciate, condividete e se non siete ancora iscritti iscrivetevi a questo canale. Noi ci vediamo prossimamente con un altro appuntamento di PES. Signori, ricordatevi di divertirvi e che in fondo PES ci prende un po' per il culo, dai, un po' ci prende per il culo. Bella, signori, bella.